Nella mattinata odierna, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cosenza hanno eseguito un decreto di sequestro finalizzato alla confisca di beni mobili e immobili del valore stimato di circa 2 milioni di euro emesso dal Tribunale di Catanzaro su proposta del Procuratore della Repubblica di Paola, dottor Pierpaolo Bruni. L'attività trae spunto da autonomi preliminari accertamenti condotti dalle fiamme gialle della Compagnia di Paola, a seguito dei quali il Procuratore della Repubblica di Paola delegava indagini sul tenore di vita, disponibilità finanziaria e sul patrimonio di una nota commerciante di preziosi ed orafa di Paola, a carico della quale risultavano precedenti di polizia ed il cui tenore di vita appariva nettamente sproporzionato rispetto agli esigui redditi dichiarati. Dalle investigazioni eseguite è emerso che l'imprenditrice ed i propri familiari hanno ottenuto un elevato tenore di vita, testimoniato dalla residenza in una sontuosa villa con piscina, dai frequenti viaggi e crociere effettuate, dall'utilizzo di autoveicoli di prestigio, indumenti firmati e da consistenti investimenti di natura finanziaria. Gli accertamenti svolti dalle fiamme gialle sono quindi stati trasmessi al Procuratore della Repubblica di Paola, il quale ne ha condiviso gli esiti ed ha avanzato al Tribunale di Catanzaro la richiesta d'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, successivamente accolta. Tra i beni sottoposti a sequestro è ricompresa una lussuosa villa, abitazione principale di proprietà della commerciante destinataria del provvedimento giudiziario, che era adibita anche a bed and breakfast, situata nella zona collinare panoramica del comune di Paola, dotata di 22 vani, ampio magazzino e piscina esterna con giardino. L'odierna attività di servizio si inquadra nel più ampio contesto di aggressione ai patrimoni illecitamente accumulati da parte di soggetti che vivono di attività illecite.